Stanno bene i 40 migranti sbarcati oggi al porto di Ortona a bordo della Life Support Emergency. 23 migranti sono del Bangladesh, gli altri egiziani e siriani, due i minori a bordo di 15 e 17 anni siriani. Come da prassi, i primi a salire sulla nave sono stati gli operatori dell'USMAF. Carmine Guarino, direttore della sanità transfrontaliera del Ministero della Salute, voi avete fatto le visite a bordo, sono stati i primi a salire. Sì. Quali sono le condizioni di salute? Le condizioni di salute sono abbastanza buone, sono una quarantina di migranti, oltre la metà vengono da Bangladesh, c'è qualche caso, un caso di diabete, un caso di ipertensione e qualche caso di malattia infettiva, però nulla di grave, insomma, più che altro qualcosa di dermatologico che verrà tenuto sotto controllo, insomma, quindi diciamo che non c'è nessun pericolo per la salute pubblica. Adesso sono in atto due tipi di controlli, il controllo medico, che è quasi in procinto di conclusione, e contemporaneamente c'è il controllo della nave e le condizioni di igiene ed abitabilità. Al termine di questo controllo fatto sulla nave verrà effettuata la sanificazione. Dopo la sanificazione si procederà al rilascio da parte nostra della libera pratica e col rilascio della libera pratica la nave potrà riprendere di nuovo la navigazione. Comunque tutto sotto controllo, nulla di preoccupante, va bene. Gianluca Braga, viceprefetto della provincia di Chieti, che sta seguendo tutte le operazioni di questo sbarco, il quinto ad Ortona, dove saranno destinati, insomma, i 40 migranti? Al termine di tutte le operazioni amministrative di polizia, il gruppo sarà destinato nei centri di accoglienza della Regione Abruzzo, dato il numero contenuto di questo sbarco pari a 40, attraverso una ripartizione tra le quattro province, per cui siamo nell'ordine di 10 unità per provincia. Due minori? I due minori resteranno in provincia di Chieti, in una struttura dedicata. Sindaco di Ortona Leo Castiglione, il quinto sbarco ad Ortona, tutto procede, ma si era anche parlato di una tendopoli, una falsa voce. Una notizia infondata che ho letto sulla stampa, come ho potuto smentire ieri, non c'è nessuna tendopoli in programma, c'è l'impegno ad accogliere i migranti come abbiamo fatto anche nei precedenti quattro sbarchi, ormai la macchina operativa è rodata, siamo tutti qua tranquilli per offrire la migliore accoglienza ai 40 migranti che stanno arrivando. Barbara Russi, uno dei tanti operatori dell'accoglienza, quali parole hanno detto subito appena scesi questi migranti? Allora, ovviamente il viaggio è stato per loro molto stressante, stancante, lungo, però fortunatamente stanno tutti bene, sono felici di essere approdati tutti in vita, per fortuna, senza nessun problema particolare. Quindi queste sono le prime parole che hanno detto, sono contenti di essere arrivati in Italia. Paola D'Alfonso, psicologa, come stanno a livello psicologico i due minori? Allora, i due minori sono stati i primi a scendere e devo dire che comunque non ci sono sembrati particolarmente provati da un punto di vista psicologico. È anche vero che comunque avevano dei parenti a bordo, quindi questo sicuramente li ha aiutati ad affrontare le difficoltà del viaggio.